Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per un nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Rosario. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net. Bentrovato Massimo, buonasera. Buonasera Massimo. Sì, un saluto da Venezia a voi tutti. E naturalmente salutiamo con grande piacere di averlo con noi Salvatore Borsellino, che non credo abbia bisogno di molte presentazioni. Buonasera Salvatore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, ingegnere. Una testa da Palermo, dove mi trovo per ora. Grazie davvero Salvatore per essere riuscito ad essere con noi questa sera. Tra un po', potremo entrare nel merito della trasmissione e confrontarci con lei e comunicare anche ai nostri ascoltatori la bellissima esperienza che abbiamo avuto quest'oggi. Ma per il momento passo un attimo la linea prima a Rosario perché possa salutare tutti gli amici del network nel quale c'è anche Radio Saiuz e subito dopo Massimo Bonella per le ultime news. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera a Salvatore Borsellino, ben ritrovato qui su Radio Saiuz. Volevo ricordare a tutti gli amici due cose fondamentali, che è nato da un po' Radio Saiuz Network e di questo network fanno parte alcune web radio, tipo Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it. Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso in www.radioisso.it. Questa web radio, quando ci sono le dirette come questa sera, insieme a noi trasmettiamo reti unificate, quindi questo è importante dirlo a tutti quanti. E sui siti che vi ho appunto detto poc'anzi è presente anche la nostra chat, la chat di Radio Science. Quindi da qualsiasi sito del network voi scriviate, cari amici, o volete fare delle domande alle persone, insomma agli ospiti in diretta oppure ai conduttori, potete farlo anche attraverso la chat che trovate su questi siti, e scusate la ripetizione. Per quanto riguarda invece la messa in onda con la linea telefonica, abbiamo sempre il nostro numero telefonico, quindi per poter intervenire in diretta, che è 0422 1626 622. Quindi non potete sfuggirci, se volete porre qualche domanda potete farlo attraverso la chat o attraverso il nostro numero di telefono. Credo di aver detto tutto, cara Antonella, ti ripasso la linea. E io la giro immediatamente a Massimo Bonella per le ultime aggiornamenti. A te Massimo. Sì, buonasera. Dunque, prendiamo la linea da Radio Favaro Veneto, che praticamente è nata dalla testata giornalistica di PianetaOggiTV.net. Entriamo subito con le notizie degne di rilievo. Italia, il fuciliere di Marina Salvatore Girone rischia di restare detenuto a Nuova Delhi senza alcun capo di accusa per 7-8 anni con una grave violazione dei suoi diritti umani. L'ambasciatore Azzarello, agente del governo italiano al Tribunale Arbitrale dell'Aia, durante l'udienza ha affermato che il Marò per questo deve essere autorizzato a tornare a casa fino alla decisione finale dell'arbitrato. Un essere umano non può essere usato come garanzia per la condotta di uno Stato, ha aggiunto l'ambasciatore, ignorati i principi del giusto processo. Vediamo cosa succede invece in India. La richiesta italiana di far entrare Salvatore Girone in patria è inammissibile. Lo si legge nelle osservazioni dell'India depositate al Tribunale Arbitrale il 26 febbraio scorso e rese pubbliche in occasione dell'udienza sui Marò all'Aia. C'è il rischio che Girone non ritorni in Italia nel caso venisse riconosciuta a Delhi la giurisdizione sul caso, prosegue il documento. Sarebbero necessarie assicurazioni in tal senso dall'Italia che finora sono state insufficienti. A tale proposito,
su questo argomento vi segnalo sia su pianetaoggitv.net che su radiofavoroveneto.it un approfondimento con una intervista esclusiva al noto giornalista Tony Capuozzo, intervistato dalla dottoressa Maria Marzullo. Andiamo avanti con le notizie. Berlusconi. Berlusconi ha chiesto alla Giunta per le immunità del Senato di rinviare il voto sulla richiesta all'uso delle sue intercettazioni con alcune, tra virgolette, oggettine nel processo Ruby Ter dopo il 15 aprile, data dell'udienza preliminare. Il leader di Forza Italia ha avanzato la sua richiesta con formale lettera alla Giunta, motivandola con la necessità di avere una precisa evidenza di quale sarà l'imputazione a suo carico. Berlusconi è accusato di aver pagato le ragazze durante le deposizioni nel dibattimento del primo processo Ruby. Abbiamo una notizia di antimafia, dunque blitz nell'ambito delle indagini per la cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. I carabinieri di Alcamo o Alcamo e del comando di Trapani hanno arrestato il capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, Mariano Saracino, 69 anni, e Vito Turriciano, 70 anni, Vito Badalucco, 59 anni, Vincenzo Artale o Artale, 64. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo ha permesso di scoprire l'attuale organigramma mafioso della cupola di Castellammare, enclave storica delle cosche trapanesi. In manette anche un imprenditore anti-racket di Alcamo. Il clan gli avrebbe assicurato una sorta di monopolio nella fornitura di calcestruzzo. Altre informazioni ed approfondimenti, come ricordavo prima, anche sul caso dei Marò, sulla testata pianetaoggitv.net o radiofavoroveneto.it, radiofavoroveneto tv, cioè la parte, diciamo, video. Alle 22.14 è tutto per il momento da Venezia, ci sentiamo alle 23.05, minuto meno, in caso di eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto. A te, Antonella. Grazie Massimo, e torniamo qui in studio da Bari per parlare con il nostro ospite Salvatore Borsellino e per condividere con tutti gli ascoltatori la bellissima esperienza che abbiamo avuto oggi, Ugo. Abbiamo potuto assistere ad una conferenza intitolata L'illegalità tra criminalità organizzata e criminalità economica. Hanno partecipato l'avvocato Antonio Maria La Scala, un professore, un avvocato penalista, e il dottor Nino Di Matteo, per cui abbiamo avuto la possibilità di ascoltare in diretta sia l'esperienza legata al libro scritta da Nino Di Matteo con Salvo Palazzolo Collusi, sia l'esperienza umana di un magistrato che ha rinunciato alla sua vita, è sotto scorta costantemente a livello massimo di allerta, per cui vi lasciamo immaginare che tipo di esistenza quest'uomo conduce. Ora, Salvatore, desidererei però, se fosse possibile, un suo commento prima di tutto sugli arresti che ci sono stati quest'oggi. Come li considera? Quale importanza possono avere secondo lei? Ma guardi, sono sicuramente degli arresti importanti. Io spero che sia questo l'inizio dell'intenzione vera di prendere questo latitante, perché il fatto che persone in passato come Totò, come Riina, come Provenzano abbiano potuto godersi già di latitanze diciamo decennali, il fatto che possa adesso la cosa ripetersi col nuovo capo della mafia, con Matteo Messina Denaro, è sicuramente una cosa che mi lascia veramente perplesso sulle intenzioni reali dello Stato di catturare questi latitanti. Io ritengo che, così come a Totò Riina, così come a Provenzano, queste latitanze decennali, ripeto, abbiano potuto essere verificarsi perché c'erano evidentemente della complicità.
a livello diciamo statale, a livello di chi dovrebbe catturare questi latitanti, nel senso che sicuramente ci sono le forze dell'ordine, sicuramente ci sono dei pezzi delle istituzioni che vanno avanti nel loro lavoro in maniera seria e tentano in ogni modo di arrivare alla cattura di questi latitanti, ma peraltro sicuramente Maria del Principato, che è il PM che si occupa direttamente della indagine che riguardano Matteo Nessino Denaro, ha asserito che queste complessità ci sono. Non mi piacerebbe che questi magistrati, che hanno avuto il coraggio di dire queste cose, dicano anche realmente che sono queste complicità, perché asserire che ci sono complicità da solo basta. Bisogna sapere da quali pezzi dell'istituzione, da quali pezzi deviati dello Stato, da dove arrivano queste complicità che fanno sì che questi latitanti, che spesso, sicuramente per Provenzano, sicuramente per Riina, non è sicuramente così, cioè non siamo certi che sia così per quanto riguarda invece Matteo Messina Denaro, sono molto legati al loro territorio, non si allontanano dal territorio, e quindi il fatto che nonostante tutto questo, queste latitanze durano dei decenni è sicuramente un sintomo del fatto che c'è qualcuno che non vuole fare in maniera che questi latitanti non vengano catturati. D'altra parte, io sono convinto che ancora ci siano in essere gli effetti di una scellerata trattativa, quella scellerata trattativa che ha portato alla morte di mio fratello, al sacrificio di mio fratello, perché a quella trattativa si sarebbe opposto in ogni maniera, e che ancora ci sono gli effetti di questa trattativa, cioè qualcuno che ha Matteo Messina Denaro assicura ancora l'unità. D'altra parte, il Matteo Messina Denaro ha sicuramente in mano il contenuto della cassaforte di Totò Riina, e Salvatore, mi qualcuno perdoni se la appunto interrompo, ma purtroppo ci arriva disturbato davvero aveva conosciuto molto molto Totò Riina male. prima che sì, grazie. Salvatore, ci sente? Tutte le comunicazioni sono diventate immediate e quindi è Io Salvatore? purtroppo sì, io sento Noi perfettamente, purtroppo più chiaro che sentiamo molto male, purtroppo. la colpa gli uni agli altri. Noi non conosciamo loro, li conosciamo poco, loro conoscono pochissimo di noi, soprattutto si tratta di nuove Salvatore? generazioni che Sì, io sento, mi spiace non riuscire a sentire, ma Loro purtroppo vedono la linea è, c'ho questa linea, normalmente riesco a farmi sentire bene. Non so se oggi la qualità è cattiva, non so sinceramente cosa dire. Va bene, cercheremo comunque di seguire il discorso perché è molto interessante, ecco, questo è il punto, non Non vorremmo so se perdere può neanche una parola. tramite telefonico invece che via Skype, se è Magari possibile, se ha un numero se di la rete qualità. fissa lo puoi visitare in privato, così la chiamiamo sul fisso. Sì, se vuole posso provare a darvi il numero del fisso, sperando che la qualità sia migliore. Un attimo perché non Sì, lo faccia adopero pure con comodo, con non il ci sono solito. problemi. Sempre cellulare. Magari la mando il numero del fisso con un messaggio. Perfetto, perfetto, sì, con un messaggio privato va benissimo, non ci sono problemi. Ok. Nel frattempo, abbiamo in collegamento, credo, Marco Grilli. Sono qui. Ecco Marco, buonasera. Buonasera Marco. Dunque Buonasera a voi Marco, tutti. nell'attesa che il dottor Borsellino ci dia il suo numero e quindi per poter continuare a parlare con lui, vogliamo magari introdurre con te l'argomento che affronteremo più tardi. Ora, a dire la verità, noi non abbiamo avuto molto tempo quest'oggi di consultare giornali e siti perché la giornata è stata molto molto piena e impegnativa, ma
Sappiamo che c'è una polemica che riguarda l'ultimo articolo pubblicato da Giulietto Chiesa. In realtà non è un articolo, ma un intervento a livello blog sul blog del fattoquotidiano.it, cioè praticamente la parte online del Fatto Quotidiano che è diretta da Peter Gomez, che in questo momento, tra le altre cose, insieme a Giulietto, è in linea sulla gabbia. E io stavo guardando perché stavo cercando di capire la querelle dove andasse a parare. Posto che la trasmissione è improntata sostanzialmente sull'Islam e quindi non necessariamente sul discorso intavolato da Giulietto attraverso il blog, e, dove lui chiaramente fa delle domande, sono espresse quindi facilmente comprensibili, per capire il solito discorso, cioè come mai la stampa taccia determinate cose e ponga l'attenzione le solite cose che vengono reiterate un pochettino da tutti quanti. Cioè, sono delle notizie che vengono un attimo, come dire, glissate, e altri aspetti invece che vengono riproposti da tutti quanti, come se, diciamo, tutta la stampa che sia stampata, perdonate il bisticcio di parole, piuttosto che sia multimediale, non faccia altro che riportare gli stessi contenuti, le stesse immagini, però nessuno si pone delle domande. Adesso, in questo momento la trasmissione è in corso e vedo gli ospiti che sono tutti piuttosto animati. Non posso seguire perché chiaramente sto cercando di seguire voi, anche quello che diceva Salvatore Borsellino. Sostanzialmente, il dubbio che ha posto Giulietto, tanto per cominciare, è come mai con tutte le telecamere che sono presenti a Zaventem, sostanzialmente, quindi all'aeroporto di Bruxelles, non ci siano delle immagini che ritraggano chiaramente gli attentatori quando si fanno esplodere, il che potrebbe anche portare all'interrogativo del ma effettivamente queste persone si sono fatte esplodere o i congegni esplosivi sono stati semplicemente introdotti all'interno delle aree dell'aeroporto e sono stati fatti brillare successivamente o da persone che comunque non le hanno attivate su se stesse, come dire. Questo è il primo interrogativo. E soprattutto, come hanno fatto queste persone, che è una cosa che abbiamo anche toccato la settimana scorsa nell'intervento, come hanno fatto queste persone a introdurre degli esplosivi senza che nessuno se ne accorgesse? Altra cosa, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, le autorità belghe, unitamente alla direzione della metropolitana di Bruxelles, hanno promosso un'esercitazione antiterrorismo all'interno della stessa metropolitana, che è uno dei due luoghi dove hanno avuto luogo gli attentati. L'esercitazione sostanzialmente avrebbe avuto luogo da mezzanotte alle 4 del mattino, con circa 300 partecipanti. Diciamo divisi più o meno a metà tra agenti, forze dell'ordine, pompieri, personale medico, e circa 150 dovrebbero essere dei figuranti, cioè dei civili reclutati, si presume a pagamento, per recitare la parte delle vittime dell'attentato. Tra le altre cose, un fatto molto curioso, perché dice l'esercitazione si è svolta esattamente nel tratto di tunnel che collega le due fermate della metropolitana di Malbec e Schumann, cioè sostanzialmente quelle dove c'è stato l'attentato il 22 marzo. E c'è tra le altre cose una specie di, come dire, di richiamo all'attentato dell'aeroporto di Mosca del gennaio 2011. Allora, è veramente strano che ci sia una coincidenza tra... Mi sentite? Sì. È veramente strana questa coincidenza tra il luogo dell'esercitazione e il luogo dell'attentato. Quindi, come al solito, ci sono una serie di coincidenze che arrivano, scusate sempre il bisticcio di concetti, ad incidere sulla stessa cosa. Allora, dove stanno le informazioni su questa cosa? Chi ne ha mai sentito parlare? Voi ne avete mai sentito parlare? No. Onestamente, no. Poi c'è un'ulteriore singolare circostanza connessa con il massacro del Bataclan che riguarda sostanzialmente un'unica fotografia che ritrae questa cosa, che con dice 500 persone dotate di telefonini dell'ultima generazione all'interno della sala,
né prima né dopo ci siano state sostanzialmente delle riprese dell'effettivo avvenimento, cioè della mattanza, chiamiamola così, purtroppo. E ci sarebbe un misterioso disegno che qualcuno ha tracciato a terra sul pavimento della platea del Bataclan, come se ci fosse una striscia sostanzialmente prodotta intorno a una quindicina di cadaveri circa, una striscia rossa simile al potrebbe essere simile al sangue, larga circa un metro o poco più, e che ha una somiglianza sostanzialmente con l'altro disegno che campeggia ancora sulla facciata di vetro dell'ingresso principale del aeroporto di Zaventem, per cui come se ci fosse un richiamo alla stessa tipologia di atto. E quindi ci sono, torno a ripetere, sempre una serie di coincidenze che vengono poste in rilievo da Giulietto e delle domande correlate. È questo che ha scatenato tutta la bagarre? Esatto, allora posso riportare il commento, perché è per iscritto, di Peter Gomez, e dice testualmente: leggo ora il post di Giulietto Chiese, non sono stupito delle reazioni che suscita, perché ci sono una serie di commenti, al momento attuale sono 1311. Nessuno qui al fattoquotidiano.it condivide i suoi strampalati interrogativi sugli attentati. Lo abbiamo dimostrato seguendo con puntualità la cronaca dei fatti, pubblicando decine di interviste a investigatori, esperti e magistrati, pure qualche scoop. Detto questo, credo che sia giusto ammettere un nostro errore. Le righe che scrivo solo ora, sarebbe stato più corretto pubblicarle in contemporanea col post di Giulietto, senza però censurarne il contenuto. Come noto, quello dei blog è uno spazio libero in cui è consentito ai blogger di esprimere opinioni che non corrispondono alle nostre, in ossequio a un principio liberale a cui non intendiamo venir meno. Nei prossimi giorni, in ogni caso, ci occuperemo di questo tipo di teorie complottistiche con un'inchiesta giornalistica. Rispondere coi fatti e non con la censura alle parole è sempre la via migliore. Sarà un dibattito interessante. Diciamo che l'inizio della trasmissione, quando è intervenuto Giulietto, ha chiaramente toccato questo argomento. Posso dirlo con grande tranquillità, perché tanto lo si è sentito in televisione. C'è stato, diciamo, uno scambio piuttosto velenoso tra Sallusti, altro ospite detto stesso, e... Perdonaci Marco, siamo riusciti a recuperare Salvatore nel frattempo. Salvatore? Sì, ci sono. Adesso sentiamo bene. Allora Marco, riprendiamo questo discorso magari dopo, come siamo soliti fare. Sì. Comunque ti preghiamo di continuare a seguire la polemica, di modo da poterci poi informare sugli sviluppi. Sì. Salvatore, invece, il discorso che lei stava facendo era molto interessante rispetto agli arresti che ci sono stati. Parlava della reale intenzione da parte dello Stato di mettere in campo tutto quello che è necessario per fare una vera lotta alla mafia, una vera azione antimafia. Sì, e infatti quello che dicevo è che spero che le notizie di oggi per quanto riguarda la famiglia mafiosa di Castelvetrano, insomma, siano un sintomo di un cambiamento di rotta, perché sicuramente se fino ad oggi non è stato preso l'attuale nuovo capo della Wagner, Matteo Messina Denaro, si è potuto vedere di quella stessa latitanza di cui per decenni hanno goduto sia Provenzano che Rina, è perché non c'è stata la reale volontà di prenderla, di catturarlo. E d'altra parte io mi immagino il motivo, perché se effettivamente, come ritengo che sia, Matteo Messina Denaro ha in mano quella passaporte di Rina, che io ritengo, ripeto, gli uomini del rosso hanno fatto sì che potesse essere smontata dalla casa di Rina prima che la casa stessa venisse perquisita, con tutti i documenti che conteneva, documenti che sicuramente coinvolgono, sono in grado di
ricattare pezzi delle istituzioni e chi con la mafia per decenni ha intessuto dei patti, chi ha intavolato la trattativa con la mafia, che ha richiesto per poter essere portata avanti la eliminazione di Paolo Borsellino, perché con Paolo Borsellino in vita con la trattativa non avrebbe mai potuto essere portata avanti e poi condotta a termine. Sicuramente c'è qualcuno che assicura l'impunità a Matteo Messina Denaro. D'altra parte la stessa PM Maria Teresa Principato, che ha in carico appunto dal punto di vista della magistratura la ricerca di Matteo Messina Denaro, ha detto che ci sono delle complicità che hanno impedito fino a oggi di catturare Matteo Messina Denaro. Ecco, a me piacerebbe che la Principato dicesse anche di che tipo sono complicità, a chi fanno capo queste complicità, perché non basta dire genericamente che delle complicità ci sono, bisogna che queste complicità vengano alla luce, altrimenti non si va da nessuna parte, altrimenti Matteo Messina Denaro continuerà la cattanza fino a quando non ci sarà qualcuno che prenderà il suo posto, come è successo con Riina e Provenzano. Riina è potuto godere la latitanza fino a quando, ritengo, Provenzano non, in quella che fu la seconda trattativa dopo la prima trattativa che era portata avanti da Riina, Ciancimino, con l'interfaccia con interfacce istituzionali di un certo tipo, si passò invece alla seconda trattativa dove era Provenzano a trattare con un, ritengo, con Velluti. Salvatore, quest'oggi abbiamo avuto la possibilità, come dicevo in apertura di trasmissione, di ascoltare dalla viva voce di Antonio Di Matteo quello che è un po' un quadro della realtà di quello che sta accadendo oggi, e la conferenza partiva dalla considerazione che appunto la mafia ha cambiato il suo modo di operare e ha cambiato anche il suo centro, i suoi interessi, interessi di potere, intendo dire. Oggi è una mafia più rivolta verso la finanza, verso l'economia. Le chiedo, considerato questo cambiamento e considerato anche il momento politico, economico, geopolitico difficilissimo che l'intero pianeta sta attraversando, qual è secondo lei il ruolo che Cosa Nostra e in senso più ampio i sistemi criminali integrati si sono ritagliati e avranno, ricopriranno adesso e in futuro? La mafia da sempre ha avuto una capacità di adattarsi alle nuove situazioni estremamente forte. La mafia si è globalizzata molto prima che si globalizzasse la nostra industria italiana, la Fiat, il teatro, la mafia. E quando intendo mafia, intendo genericamente mafia, perché oggi è l'Ndrangheta, ritengo che sia abbia una capacità di penetrazione di gran lunga superiore a quella della mafia siciliana stessa. La mafia andrà a installare rapporti con il narcos direttamente in Colombia, appunto globalizzando. La mafia si è trasformata dalla mafia stragista di Totò Riina, che attaccava direttamente lo Stato, alla mafia invece appunto che è diventata finanza, che è diventata infiltrazione nelle apparati dello Stato, è diventato accaparramento degli appalti, è diventato sovvertimento dell'economia pulita attraverso questi capitali sterminati di cui dispone, che fanno sì che l'economia pulita venga drogata. E in un momento purtroppo di crisi economica come questa, purtroppo ci sono molti industriali anche al nord che accettano questi capitali senza guardare la loro azienda, per poter, magari credendo di poter risanare la loro azienda, senza accorgersi che in questa maniera si mettono una corda al collo e che qualcuno prima o poi questa corda comincerà a tirarla. Ed in più
purtroppo questa capitali sovvertono il gioco dell'economia, perché se gli appalti, in una gara di appalto in cui si va al di basso, da un lato c'è un imprenditore onesto che deve fare i conti con quello che gli costa il capitale da impiegare, dall'altro c'è invece dei criminali con la faccia pulita adesso, che però non tenendo conto del valore del denaro stesso, perché quel denaro per loro non costa niente, è soltanto sporco di sangue, possono abbassare il prezzo della gara d'appalto quanto vogliono, e questo è soltanto l'economia. E poi, diciamo, se un bene viene acquisito, se un'attività industriale, se un'attività commerciale viene acquisito semplicemente per riciclare il denaro, è chiaro che poi non interessa a chi che ha acquisito quell'azienda soltanto per riciclare il denaro la sorte dell'azienda stessa, perché quando avrà esaurito la sua utilità dal punto di vista del riciclaggio, l'attività commerciale potrà essere chiusa, l'azienda potrà essere messa avviata sul fallimento, e questi purtroppo sono morti che non si vedono. Io sono andato via dalla Sicilia perché quando ero ragazzo vedevo i morti ammazzati per strada, vedevo la mafia, un aspetto della mafia. Sono venuto al nord credendo di fuggire da tutto questo, mi sono accorto che non è servito a nulla, perché oggi tutto quello da cui sono fuggito me lo ritrovo lì dove ho scelto di vivere, di impiantare la mia azienda, lo ritrovo sotto altra forma. E purtroppo ancora oggi mi succede che quando nei miei incontri parlo di queste cose, c'è chi ancora mi dice: ma queste sono cose che interessano voi del sud, non sono cose che riguardano noi. Purtroppo si è ripetuto quello per uno dei motivi per cui ero andato via dalla Sicilia, perché il sindaco diceva che la mafia non esisteva, il cardinale Ruffini, la chiesa diceva che la mafia non esisteva, che era un'invenzione dei rossi per denigrare la nostra bella terra. Il sindaco della passata amministrazione, Letizia Moratti, quando si doveva discutere della creare una commissione d'inchiesta comunale per l'infiltrazione dell'andrangheta all'interno degli appalti dell'Expo, disse che l'andrangheta in Lombardia non c'era. E la stessa cosa pochi giorni dopo disse il prefetto, perché si è tutta esattamente la stessa situazione dalla quale io ero fuggito andando via dalla Sicilia, con in più la differenza che qui la gente non si rende conto, perché pensa che la mafia sia semplicemente morti ammazzati, sia Lupara e altro, senza accorgersi invece che la mafia ha cambiato aspetto ed è estremamente più pericolosa di questo. Purtroppo io non ritengo che a livello quello che mi fa specie è che sentire che nelle campagne elettorali, quando ci sono delle competizioni elettorali, non c'è un candidato che parli di mafia, un candidato che parli del fatto che il pericolo maggiore del nostro paese, il vero cancro del nostro paese, è la criminalità organizzata, e che questa deve essere affrontata in maniera veramente seria. Nei programmi di nessun partito normalmente c'è la lotta alla mafia stessa, ci sono delle istituzioni dello Stato che lottano contro la mafia, contro l'andrangheta, la magistratura e le forze dell'ordine, e neppure nella loro totalità, perché lo stesso Di Matteo abbiamo visto come viene trattato dal CSM, che gli ha bocciato qualsiasi tipo di domanda, non per avanzamento di carriera ma soltanto per potersi continuare a occupare di mafia. Oggi Di Matteo, questo non so quanti lo sanno, si occupa di reati ambientali e di furti di energia elettrica. Questi sono i processi che gli vengono sottoposti, i fascicoli dei processi che gli vengono sottoposti. Si ripete esattamente quello che costrinse Giovanni Falcone ad abbandonare la magistratura attiva a Palermo e a trasferirsi a Roma al Ministero degli Affari Penali, cosa che peraltro poi gli costò anche la vita. Ingegnere, credo che anche una via indiretta ci sia per constatare
diciamo, l'invasione di questo sistema malavitoso, e credo che gli uomini di governo, ma anche chi per loro, non possano negare che laddove esiste un'occupazione del territorio da parte della mafia, credo ci sia anche una diminuzione delle entrate fiscali. Ma guardi, non occupazione del territorio, attenzione, perché se occupazione del territorio intendo controllo del territorio, come sì. C'era in effetti in quella Sicilia dalla quale io sono andato via, lì il controllo del territorio c'era e tra l'altro c'è ancora, perché esistono ancora a Palermo i mandamenti, il mandamento di Porta Nuova, il mandamento lì, c'è un vero e proprio controllo del territorio. Diciamo, a nord sicuramente tutto questo non c'è, ma semplicemente perché la mafia oggi occupa il territorio in maniera diversa, occupa attraverso la finanza, occupa andando a impiantare lì nelle regioni ricche, almeno una volta ricche del nostro paese, le loro trasferendo lì il loro capitale, l'impiego del loro capitale, il riciclo dei loro capitali. Non c'è sicuramente al nord il controllo del territorio da parte della mafia, c'è sicuramente l'infiltrazione da parte delle imprese malavitose che spesso però si presentano con la faccia pulita, perché il gioco delle finanze e delle scatole cinesi è tale che può essere permesso ai capitali mafiosi, spesso ai capitali criminali, ai capitali dell'andranca, di presentarsi con la faccia pulita, e d'altra parte vengono fuori ogni momento, ogni giorno si hanno notizie di industriali che si presentano come paladini dell'antimafia, che poi con la mafia invece fanno affari. Insomma, non è la prima volta che lo sentiamo e lo sentiremo ancora per lungo tempo. Salvatore, leggerò un commento che leggiamo in chat. Il mio professore di sociologia all'università sosteneva che la mafia avesse un valore sociale. Lo affermava non da sostenitore ma da analista. Eravamo in Veneto negli anni 90, il fenomeno era arcinoto. Se possibile, dall'avvento della cosiddetta Seconda Repubblica le cose sono anche peggiorate. Ora, penso che per valore sociale si intenda quasi la costituzione di uno Stato parallelo che diventa un nuovo riferimento per la collettività. Allora, Salvatore, se combattere solo l'aspetto militare, diciamo così, della mafia, perché vista la potenza dell'arsenale di cui ha disponibilità, si può parlare di un vero e proprio esercito. Le chiedo, quali sono le azioni da mettere in atto oggi di fronte a questa nuova realtà mafiosa? No, guarda, io non sono un economista, non sono in grado io di dire quali sono le cose. Io so quello che non si dovrebbe fare. Si dovrebbe fare, per esempio, come fu fatto al governo Berlusconi, come non so se sia stata azzerata questa cosa, la depenalizzazione del falso in bilancio, perché il falso in bilancio è quel il mezzo attraverso il quale si dà la possibilità di costituire dei fondi neri, e i fondi neri sono quelli che poi vengono usati per la corruzione. So quello che non si dovrebbe fare, come per esempio quel rientro dei capitali dall'estero con delle multe irrisorie, perché è un vero e proprio riciclaggio di Stato. Non si dovrebbe fare quello che ha fatto il governo Renzi, di portare a 3.000 euro il pagamento, la possibilità di pagamento in contanti, perché favorisce il riciclaggio. Cioè, ci sono tante cose che non si dovrebbero fare, che invece vengono fatte passare come provvedimenti magari per risanare l'economia. Poi non vorrei qui stare a dare dei giudizi politici, però guardi, io ritengo che il governo Renzi sia un grosso passo indietro rispetto a quello che era lo stesso governo Berlusconi, perché il governo Renzi è riuscito a far passare provvedimenti che
Berlusconi non era stato consentito di portarlo avanti perché c'era una grossa opposizione all'interno del paese, un'opposizione attiva. Oggi, a fronte di provvedimenti che vengono fatti passare dal governo Renzi, non c'è reazione da parte della gente. La gente sembra drogata, addormentata. Questa è veramente una cosa che mi preoccupa, perché volete sapere se Berlusconi sarebbe riuscito a far passare l'abolizione dell'articolo 18. Renzi ci è riuscito senza nessuna mobilitazione da parte della gente, come avveniva ai tempi del Nobidei 1, del Nobidei 2, eccetera. Tutta questa mobilitazione da parte della gente io non la vedo, e la cosa sinceramente mi preoccupa, anche perché a poco il nostro paese sta diventando un paese che non è più retto dalla Costituzione italiana, ma è retto dal manifesto di rinascita democratica della P2. Andate a prendere il manifesto della rinascita democratica, i punti di cui c'erano nel manifesto stesso di Cergelli, e vedete quanti di questi punti sono stati ad oggi realizzati. Forse ci renderemo conto della tina sulla quale sta scivolando il nostro paese. Infatti nell'intervento oggi del dottor Di Matteo è stato posto in evidenza le stesse osservazioni che faceva lei, ingegnere, e cioè, tornando al discorso così un po' iniziale, ci sono delle durate di latitanza che sono impossibili a credersi, cioè un latitante che sia latitante per oltre 20 anni, 30 anni in un paese come il nostro, è stato messo in evidenza che è una situazione, insomma, difficile da Certo, perché c'è una persona come Linares che era il diciamo svolgeva il suo ruolo a Trapani, proprio in quella zona in cui sono stati adesso, diciamo, affigurati finalmente alla giustizia per latitanti, e viene spostato a Napoli interrompendo quello del suo lavoro sul territorio. Allora vuol dire che veramente non c'è l'intenzione di prendere di prendere la latitante. E poi, visto che si riferiva a cose che ha detto Di Matteo, io voglio dire qualche cosa che Di Matteo non può dire. Di Matteo riceve delle minacce di morte, ne ha ricevute parecchie, cioè per lui esattamente come per Paolo è arrivato a Palermo il cipolo che deve servire ad eliminarlo, e queste minacce arrivano per bocca di Rina. Ma secondo voi è a Rina che interessa eliminare Di Matteo? È a Rina che arrivano queste minacce per voce di Rina, ma da che parte arrivano? A chi interessa veramente eliminare Di Matteo? Di Matteo che sta portando avanti un processo sulla trattativa che per la mafia rappresenta una relazione di Stato, perché è lo Stato che ha elevato la mafia al livello di uno Stato con il quale si potesse trattare. È a Rina che interessa che vengano fermare Di Matteo, che non vengano alla luce i nomi di certe persone che con la mafia hanno trattato, di chi ha portato avanti questa trattativa. Rino ormai finirà, spero, i suoi giorni in galera, quindi a chi può interessare eliminare Di Matteo se non quelle persone che a questa trattativa hanno iniziato, hanno partecipato e che per 20 anni hanno mantenuto un silenzio, una congiura del silenzio su questa trattativa, congiura del silenzio che a mio avviso purtroppo aveva un garante che occupava i più alti gradi delle nostre istituzioni. E argomenti identici sono stati anche affrontati, oltre a quello della latitanza, naturalmente l'impossibilità a individuare, come diceva lei, i mandanti di tutte queste non solo minacce ma anche iniziative ad alto livello. Sembra che ormai lo Stato sia stato invaso, occupato dalla intera malavita. Le conclusioni credo che non possano essere diverse, visto che lo Stato non riesce a poter esistere. Che ha fatto carriera dal 1992 in poi nel nostro paese per capire chi è che ha partecipato a questa trattativa e a chi è stato utile questa trattativa. Infatti
Il dottor Di Matteo, Salvatore, ricordava un incontro con Salvatore Cancemi e Salvatore Cancemi sosteneva che se non ci fosse stata collusione, la mafia sarebbe stata distrutta come un normale brigante. Lei concorda con questo? Sì, diciamo, quella mafia sì, quella mafia dei tempi di Salvatore Cancemi sicuramente sì, oggi la cosa è estremamente più complicata. Allora si trattava di un tumore che era, diciamo, localizzato in certe regioni del nostro paese e bisognerebbe semmai chiedersi perché abbia potuto nascere e abbia potuto crescere all'interno delle regioni. Però era un tumore che era localizzato in certe zone del nostro paese, quindi essendo localizzato avrebbe potuto essere, come diceva Salvatore Cangemi, colpito e trasportato attraverso cure equivalenti alla chemioterapia. Oggi purtroppo questo tumore è entrato in metastasi, aggredito l'intero organismo del nostro paese, quando il tumore entra in metastasi è estremamente più, se non impossibile, aggredirlo e sconfiggerlo. Però è pur vero che oggi, devo dirle, Salvatore, c'erano molti ragazzi presenti, facce giovani, facce visi partecipi, sia da un punto di vista emotivo che intellettuale, mi viene da dire, perché erano buona parte studenti, comunque persone iscritte ad associazioni di volontariato di vario genere, quindi evidentemente un tessuto sociale ancora sano sul quale poter contare, col quale poter assieme sperare esiste. E credo che lei possa condividere tutto questo, visto che Guardi, sta ne seguendo sono la casa di convinto, Paolo. ne sono convinto. D'altra parte, se mio fratello ha potuto scrivere nell'ultimo giorno della sua vita, quando sapeva già che quei pezzi di quello stesso stato a cui lui aveva prestato giuramento stavano chiamando per ucciderlo, per eliminarlo, sapeva benissimo da quale parte sarebbe arrivata la mano che l'avrebbe eliminato, perché lo disse anche alla moglie, disse: quando mi uccideranno sarà stata forse la mafia ad uccidermi, ma non sarà stata la mafia che avrà voluto la mia morte. E se Paolo nell'ultimo giorno della sua vita ha potuto scrivere una frase come "sono ottimista", vuol dire due cose soltanto: o che pazzo, era pazzo, era impazzito, oppure che la sua speranza doveva avere un fondamento. E Paolo dice: sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani, no, hanno oggi un'attenzione ben diversa dalla colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Questo soltanto perché fino a 40 anni si era occupato di giustizia civile e non si era occupato di mafia. E poi dice: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione abbiamo avuto. Ecco, io oggi, pur nei discorsi pessimistici che fanno, sicuramente anche la mia speranza è quella di mio fratello. Io incontro tanti giovani girando l'Italia e dovunque mi invitano, e accetto soltanto inviti fatti da scuole, da licei, insomma da giovani in definitiva. Ecco, in questi giovani noto un'attenzione, una partecipazione, sono capaci di ascoltare per 3 ore discorsi come quelli che faccio io, mantenendo un'attenzione costante, seguendo con gli occhi, e tanto da avermi ridato la speranza. Io, in effetti, quando ho ricominciato a parlare, dopo anni di silenzio, ho ricominciato a parlare esclusivamente per rabbia, ma incontrando questi giovani oggi ho capito che cos'era la speranza di mio fratello e è diventata la mia stessa speranza. Io sono sicuro che un completo ricambio generazionale riuscirà a cambiare le cose nel nostro paese, anche se adesso è estremamente più difficile, perché la mafia, ripeto, si è globalizzata, perché la mafia non è più soltanto limitata al nostro paese, ha travalicato i confini incontrandosi con le mafie endemiche di altre nazioni, di altre località, con la differenza che mentre noi, grazie a
Pio La Torre, grazie ai magistrati, che a Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone. Abbiamo oggi una legislazione, diciamo, sicuramente in grado di poter essere applicata a combattere la mafia. Nel resto dell'Europa non esiste purtroppo questa legislazione. Mia sorella Sonia Alfano, che sono stato al Parlamento Europeo, hanno tentato di far capire all'Europa, al Parlamento Europeo, come sia necessaria una legislazione antimafia, diciamo, non comune a tutta l'Europa. E faticavano a fare capire ai danesi, agli stessi tedeschi, che cosa fosse effettivamente la mafia. E in pratica la risposta che avevano da alcuni esponenti politici della Germania erano: ma se qui in Germania pagano le tasse, per noi va bene così. E questo è molto triste. Si ripete quello che succedeva dall'altra parte fino agli anni Ottanta, quando neanche in Italia esisteva il reato di associazione mafiosa. Fino a quel momento la mafia veniva, i protesti di mafia protestati i singoli reati mafiosi, non esisteva il concetto di associazione mafiosa, di cupola, di responsabilità oggettiva della cupola per i delitti che venivano compiuti dalla mafia. Ecco, tutto questo oggi, grazie a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone, al sacrificio di tanti magistrati, oggi in Italia c'è. Nel resto dell'Europa purtroppo non c'è. Questo rende la cosa, oggi che la mafia, ripeto, si è globalizzata, rende la cosa estremamente più difficile da combattere. Ma se noi diremo a questi giovani, io ritengo la mia generazione, la nostra generazione, non ha niente da insegnargli. Gli stiamo consegnando un paese sfacelo, e quindi che cosa possiamo insegnare a questi giovani? Gli possiamo sicuramente dire quali sono stati i nostri errori, perché loro non abbiano a ripetere. L'unica cosa che possiamo dirgli per affrontare, come sono sicuro che affronteranno, questa lotta che pure oggi è veramente tanto difficile. Io credo che ogni incontro con lei, ingegnere, oltre a risvegliare, diciamo, ricordi molto brutti, noi constatiamo l'amarezza dentro di sé, e credo che questa amarezza non potrà mai essere fugata, se non magari con dei risultati che possano esprimere la verità per intero. Guarda, io in una parte della mia vita ho creduto di poter, nel corso della mia vita, avere verità e giustizia. Oggi mi sono reso conto che negli anni che mi restano da vivere, in un paese come il nostro, in cui ci sono stragi di Stato precedenti alla strage di Stato di Via D'Amelio, che ancora oggi impuniti, di cui ancora oggi non si conoscono i mandanti, spesso non si conoscono neanche gli esecutori, neanche qualche volta i motivi per cui sono state compiute. Quindi sperare di vedere negli anni che mi restano a vivere verità e giustizia sicuramente è un sogno che ormai sono sicuro che non riuscirò a realizzare, però lotterò fino all'ultimo giorno della mia vita perché questi giovani possano vivere in un paese diverso. Salvatore, prima di chiuderle, posso chiedere come va la casa di Paolo? La casa di Paolo, appunto, si nega a questo. Io, visto che non riuscirò a vedere verità e giustizia, allora ho cercato di dedicarmi a qualcosa che nel corso della mia vita potrò riuscire a vedere dei risultati. Cioè, in quello che era in quello che era la vecchia farmacia di nostro padre, in uno dei quartieri più a rischio di Palermo, la Calza, ho voluto creare una casa di accoglienza per i giovani del quartiere, nel quale poter dargli un'opportunità per uscire dalla spirale perversa, povertà, emarginazione, criminalità e qualche volta criminalità organizzata, insegnandogli quello che è il mio mestiere con i miei strumenti di lavoro, cioè i computer. Siamo intanto partiti con il dopo scuola, e a breve partiremo anche con la scuola di informatica. Stiamo facendo tutto in maniera assolutamente
rifiutando, anzi rifiutando, non chiedendo nessun aiuto alle istituzioni, perché le istituzioni, io voglio verità e giustizia di ogni altra cosa, e quindi stiamo facendo tutte con le forze semplicemente di volontari, di persone che prestano la loro opera, che hanno dato anche le offerte necessarie per poter mettere in piedi tutto questo, e sta crescendo. È chiaro che è una cosa piccola, limitata a un quartiere. Io non riuscirò mai a fare quello che è riuscito a fare in Padre Puglisi, a Brancaccio, in un quartiere estremamente più a rischio di quello nel quale io lavoro. Però se ciascuno di noi nel quello che è poco che riusciamo a fare cercasse di fare quello che è necessario fare, l'azione di tutti eviterebbe che poi siano necessari nel nostro paese errori come Padre Puglisi, come Paolo Borsellino. Quindi sto facendo qualcosa di piccolo, dove però tanti volontari stanno prestando la loro opera, e spero, diciamo, che questo serva anche di esempio per altri che vogliono intraprendere la stessa strada che ho intrapreso io. Ripeto, lo faccio anche per poter riuscire a vedere prima della fine della mia vita qualche cosa di concreto, visto che altri tipi di lotte come la lotta per la verità e la giustizia purtroppo non hanno avuto non avranno, diciamo, almeno per quanto mi riguarda, i risultati che voglio. Io ho visto partire un processo nel quale credevo veramente, che è il processo sulla trattativa di Palermo, però purtroppo non sono stato ammesso come parte civile, quindi non ho potuto partecipare attivamente al processo. In un altro processo, c'è quello di Caltanissetta, nel quale invece sono parte civile, speravo che si trattasse di certi argomenti, ma a fondo, come il depistaggio che ha portato al fatto che sono arrivato a un Borsellino 4, e quindi Borsellino 1, Borsellino 2, Borsellino 3, si deve ricominciare tutto da capo. Speravo che si discutesse seriamente lì e si indagasse seriamente sull'agenda rossa, quella che è la scatola nera di questa nostra seconda repubblica. Non mi sembra che questo sia successo a Caltanissetta, mi sembra che il colpo finale è stato quando la Corte ha ammesso il rifiuto dell'ex presidente Napoletano di presentarsi come testimone, ed era stato chiamato come testimone dalla mia parte civile. E la Corte ha prima ammesso la testimonianza di Napoletano, poi è bastato una lettera nella quale diceva che non aveva niente da dire per far sì che la Corte ammettesse questa giustificazione e lo chiamasse a testimoniare. Ecco, io a quel punto avevo intenzione di ritirarmi come parte civile da un processo nel quale evidentemente non si vuole o non si fa arrivare alla verità, e poi, diciamo, receduto da questa mia decisione, perché mi sarebbe sembrato di abbandonare le armi, continuerò a combattere fino all'ultimo giorno del processo. Salvatore, noi la ringraziamo, le rinnoviamo naturalmente il nostro sostegno. La nostra trasmissione, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, è realizzata in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com, pronto ad accoglierla in qualunque momento. Noi ci auguriamo che lei voglia essere naturalmente ancora nostro ospite, e qui su Radio Saiuz in versione tradizionale, che nelle trasmissioni che stiamo progettando per la seconda metà di aprile, che saranno trasmissioni dal vivo, con pubblico in sala, con gente che potrà ascoltare lei e persone che come lei sono in grado di portare la memoria storica ad un paese che sembra perderla un po' troppo di frequente. Salvatore, non so cosa dirle, la ringrazio. Io vi ringrazio, mi scuso se i mezzi tecnici che oggi avevo a disposizione non sono stato in grado di fare un collegamento come avrei voluto, ma grazie a Dio siamo riusciti col telefono a farlo. Vi ringrazio, perché in un paese in cui non esiste una mezzi di comunicazione liberi, insomma, le vostre sono voci invece di libertà, e quindi vi ringrazio per continuare ad alzare la vostra voce, di permetterlo a chi come me spesso
mi viene negata la voce di poter in ogni caso parlare. Grazie a ingegnere, voi, la casa di Paolo. Ingegnere, la casa di Paolo, come dice lei, è una cosa piccola, ma dalle grandi idee. E facciamo tanti auguri. Grazie. Io la porterò avanti nella migliore maniera che posso. Fino a oggi sono stato lì a installare uno schermo, lo faccio direttamente. Sono venuto questa settimana a Palermo proprio per venire a installare lo schermo, il proiettore e tante altre cose che sono indispensabili, ripeto, per nel nostro piccolo di portare avanti questa cosa. Lancerò anche adesso delle campagne di volontariato, cioè visto l'ho attrezzato questo caso di Paolo con una foresteria e con 8 posti letto e la possibilità di alloggio, di cucina, lancerò una campagna di volontariato con le mie agende rosse. Chi vorrà venire a postare un foglio di volontariato nella casa di Paolo lo potrà fare, sarò felice di accogliere e di poter lavorare insieme a loro. Grazie Salvatore, allora il prossimo collegamento lo faremo dalla casa di Paolo. Così avremo modo anche di far vedere a chi ci seguirà dal vivo e dallo studio naturalmente quello che lei con nulla ma con tantissima buona volontà è riuscito a realizzare. Grazie ancora Salvatore Borsellino, grazie e a presto naturalmente. Grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto a tutti. Arrivederci Salvatore, grazie. Diciamo grazie anche ad Andrea, senza aggiungere altro, lui sa. Rapidissimamente Marco, ma davvero in grandissima sintesi, 2 minuti, ci sono novità, aggiornamenti sulla disquisizione che c'era lì sulla gabbia? Marco? Non abbiamo Marco, abbiamo Massimo Bonella in linea? Sì, Massimo Bonella, sì, radio meno male che c'è Massimo Bonella. Ma avete anche me adesso. Ecco, e dove eri finito? No, era semplicemente avevo disabilitato il microfono per evitare che i rumori sottofondo disturbassero. Ok, allora Massimo è più importante, per cui vai Marco, andate... cosa hanno fatto? La trovata grande della gabbia qual è? Che anche gli stessi ospiti o più o meno gli stessi ospiti poi vanno avanti per tutto il resto della trasmissione, hanno cambiato semplicemente argomento, sono passati i furbetti del cartellino, quindi io ahimè ho perso un pezzettino di pezzettino finale di trasmissione, ho visto che anche Giulietto si animava, perché ho lasciato le immagini ma chiaramente non leggo il labiale ancora, per cui Non sono riuscito a capire di che cosa stessero parlando, sebbene l'argomento sia rimasto sempre quello legato all'Islam, per cui aggiornamenti in questo senso non ve ne posso, però domani sarà divertente perché voglio vedere se sul fatto verrà fuori qualcosa, sono proprio curioso. Massimo? Bene, allora io avrei un aggiornamento. Innanzitutto saluto Marco Grilli, che è un amico, ci conosciamo da un po' di tempo, ospite anche alle trasmissioni di Pianeta Oggi 20 nel mondo a Radio Piper Fontana Fredda, che andrà in onda domani sera, anzi lo ricordo, domani sera alle 20:30, quindi con il collegamento del network di Science. E quindi lo trasmetteremo anche noi da Radio Favaro Veneto. Ci sarà un'intervista a un noto giornalista, lui si chiama Tony Capuozzo, si parlerà del segreto dei Marò. Intervista che, ricordo, è stata curata dalla dottoressa Maria Marzullo, presidente dell'associazione Terra Mater di Brugnera, siamo in provincia di Pordenone. Alle 23:10 io vi darei un aggiornamento delle notizie, ce n'è uno, dunque rimaniamo sempre con i Marò. L'Unione Europea condivide la preoccupazione dell'Italia per una rapida soluzione della prolungata restrizione della libertà per i due Marò, e l'India sottolinea la necessità che sia resa la dovuta giustizia alle famiglie dei pescatori indiani uccisi. E quanto si legge nella parte delle conclusioni del vertice Unione Europea-India relativa all'incontro tra il premier indiano
e il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea. E dunque c'è questa preoccupazione dell'Unione Europea, insomma, vedremo come andrà a finire questa cosa. Vediamo se abbiamo un'ultima ora, un ultimo minuto. Dunque, abbiamo Renzi, l'Italia è tornata. Dunque, scusate, l'Italia è tornata un paese stabile anche grazie alle riforme del governo, lo ha affermato il Premier Renzi in visita alla Fermilab di Chicago. Ecco, aggiungo io, l'Italia è tornata un paese sempre più in ginocchio, nessun telegiornale parla ad esempio delle famiglie nel nord-est d'Italia. Visto che qui ci ascoltano anche in Sud Italia, in Centro Italia e non solo, che famiglie che rimangono senza lavoro e vanno a finire in strada, a dormire nelle automobili. Ci sono dei casi documentati. Ecco, in modo particolare c'è una rete locale in Veneto che va a dare solidarietà a queste persone. Allora, non è un paese stabile questo. Quello che ho appena detto pochi secondi fa sta a dimostrare che questo non è un paese stabile, cioè nel senso che non è tornato un paese, lo era forse negli anni 80, negli anni 90, no adesso, perché finché abbiamo cose di questo tipo, situazioni di questo tipo in un nord-est, in un cosiddetto mitico nord-est, perché appunto c'è la gran ricchezza, le cose vuol dire che non vanno per il verso giusto. Ci sono delle famiglie che rischiano di andare in strada, alcune sono già andate a dormire nelle automobili, sono rimaste senza lavoro, non sanno come andare avanti per portare avanti l'azienda famiglia, perché qui siamo arrivati a parlare che avere una famiglia è come aprire un'azienda, parliamoci chiaro. Alle 23:13, parliamoci chiaro, qui dal network di Cyrus. Questa è la realtà che fotografiamo, non sono cose che mi invento io, ecco, e sono documentate. Dunque, non ci sono altre notizie. Allora io restituisco la linea ad Antonella Intanò, Ugo Lombardi, se volete chiudere, a meno che non ci siano delle domande, io sono a disposizione. A voi. No, domande vere e proprie no, più che altro è la considerazione che spesso io e Ugo e anche qualcun altro in realtà ormai di recente ci ritroviamo a fare. Cioè, mi chiedo, questi sono telegiornali, parlo quelli di carta stampata, che vengono scritti da giornalisti che vivono dove? Perché quella che fotografano non è la realtà quotidiana di ognuno di noi, non è quello che ognuno di noi vede, non è quello che ognuno di noi vive. Qui abbiamo problemi molto diversi e molto più gravi che non vengono riportati. Si parla sempre di un paese stabile, di un paese che ormai è tornato a crescere, di un paese che ormai è tornato a produrre, ma dove? Nel meridione la situazione è quella che è e la conosciamo tutti. Il nord-est, dicevi bene tu, Massimo, è oramai un mito lontano. L'intero paese vive una situazione di gravissima sofferenza economica, sociale, morale e aggiungo anche, permettetemelo anche se il contesto non è opportuno, ma spirituale, per cui vorrei capire di quale nazionalità sono questi giornalisti. Forse sono prestati alla stampa italiana, ma non sono italiani perché non descrivono la realtà del nostro paese. Non lo so. Beh, allora Antonella, io riprendo un attimo la parola, ma proprio per brevissimo, anche perché siamo veramente fuori tempo massimo, per dire questo. Cioè, invito le persone comuni, le persone che lavorano, cioè dalla mattina alla sera, cioè che vanno via la mattina col buio e tornano la sera col buio, ok, che hanno stipendi sempre più bassi, tutto aumenta, si fa una fatica terribile a portare avanti la famiglia a fine mese o non ci si arriva. Allora faccio aprire gli studi del telegiornale a queste persone che vengono loro qui alle mie spalle, c'è cioè lo studio 1 di Pianeta Oggi TV, che vengono qui a fare loro il telegiornale e spiegare come si fa quanta fatica si fa ad arrivare a fine mese. A queste persone gli faccio fare i veri giornalisti che vengono qui nello studio a elencare tutte le difficoltà di come si fa fatica ad arrivare a di come non si arriva a fine mese con lo stipendio, di come non si arriva a fine mese con lo stipendio. Questo Massimo,
L'elenco di questi problemi li voglio far raccontare a queste persone, alle persone che lavorano dalla mattina alla sera con sacrifici che a volte non vengono pagate, vengono pagate malamente, o le persone disoccupate, ancora meglio, insieme a tutte e due, faccio venire qua e a testa conducono la prima, la seconda, la terza, N edizione del telegiornale, visto che gli altri TG, a parte la prima notizia un po' di cronaca perché non possono fare a meno di nasconderla, va bene, di non dirla, allora dopo partono con tutto un elenco di costume, spettacolo, i pettegolezzi, lo sport a non finire. Ecco, questa è purtroppo la realtà. Sarebbe veramente, io lo dico così in modo provocatorio, in modo in linea teorica, ma veramente sarebbe da aprire le porte, va bene, alle persone comuni che spieghino alla gente, che spieghino al pubblico come si fa fatica a arrivare a fine mese. Facciamo di più, Massimo. Invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare attivamente alle nostre trasmissioni. Noi non lo diciamo per vanagloria o perché ci piace essere al centro dell'attenzione. Desideriamo che queste trasmissioni siano sempre più delle persone che ascoltano e non nostre. Noi siamo solo dei mezzi, ma ognuno di voi può utilizzare questo spazio, Osservatorio Antimafia o Spazio Aperto, per dire la propria, per farsi sentire, per essere veramente partecipi, perché altrimenti la passività non condurrà a nulla se non ad uno stato di immobilismo della nostra condizione di vita. Scusate se mi sono dilungata, ma oggi assistere alla conferenza del dottor Nino Di Matteo mi ha dato un po' così di friccicore in più. Allora ringrazio... No, Antonella, io colgo la parola... colgo la palla al balzo che mi hai tirato, mi è arrivata giusta per tirare in porta, siamo già anche in area di rigore, no? Siamo in zona Cesarini, tra un po' Rosario ci toglie la linea. Rosario, poi sono sicuro che è d'accordo, proprio per realizzare una trasmissione tipo notturno, come si faceva una volta con le prime radio locali, era una trasmissione che aveva un successo, insomma erano ascoltate, la gente interagiva, eccetera, altro che adesso. E diamo proprio la parola a chi ci ascolta, che ci spieghino come, quante difficoltà ci sono per arrivare a fine mese, come si fa arrivare a fine mese. Ecco, poi vediamo, ma guarda, ti dico anche questa, ti dico, aggiunge poi qui in questa news che vedo qui dalla rete, dice Renzi, nei primi 3 anni ho fatto quello che andava fatto da 20, siamo tornati nel gruppo dei paesi che hanno il segno più sul PIL. Ma cosa vuol dire questa roba qua? Ma cosa vuol dire? Ma andiamo a vedere la pratica, cosa sta succedendo nelle città del cosiddetto mitico nord-est tanto decantato negli anni 90, che sembrava che abbiamo gli imprenditori che si ammazzano, si suicidano perché non sanno più come fare con l'azienda, abbiamo delle famiglie in piena crisi che vanno a finire a dormire nelle automobili. Ma insomma, ma cosa vuol dire? Cioè, traduciamo in pratica. No, allora, ecco, qui bisogna mettere i punti su i, fare una forte riflessione e tirarsi sulle maniche. Io mi riferisco soprattutto ai giornalisti un po' come sottoscritto, indipendenti, cosiddetti freelance, che non gli viene in tasca niente a fare questo lavoro, quindi hanno tutto l'interesse per far emergere le verità, le situazioni che ci sono, e poi vediamo di capire veramente dove sta andando questo mondo. Va bene, Massimo, speriamo che il nostro appello venga raccolto. Non so, Rosario, magari possiamo pensare ad un banner sul sito di Radio Saiuz, di modo che ognuno possa raccontare la sua storia durante la settimana, le raccogliamo, le leggiamo, insomma, cerchiamo di creare davvero un circolo virtuoso. Dovremmo rifondare una sorta di Radio Londra di questi tempi di guerra. Tanto ormai ci siamo, per cui... Ecco, vissuta in modo diverso, ma... Tra gli indicatori economici mi fa sempre sorridere pensare al PIL. Il PIL è il prodotto interno lordo, ma non è ciò che esprime la ricchezza di una nazione in senso stretto, perché ciò che esprime la potenza economica di una nazione, il PNL, cioè il prodotto nazionale lordo, ciò che la nazione realizza all'interno del territorio e all'esterno del territorio, perché il PIL comprende anche le importazioni o quelle che sono le sedi di aziende nel territorio del paese, ma che non appartengono alla legislazione del paese, se non semplicemente per una questione di sede. Quindi ci sarebbero da fare un sacco di valutazioni su questo discorso dell'ordine economico.
Lo faremo, ma naturalmente bisognerà dedicare una trasmissione apposita, magari in una fascia oraria meno notturna, per consentire. Ultimissimo richiamo, se mi permettete. Ricordo che domani sera ci sarà Giulietto a tutto campo, a risposte sulla crisi, alle 21.15 in diretta web, quindi seguibile dal PC di casa, attraverso... Esattamente, su Pandora TV, come vi ho già fatto memoria. Domani sera vedremo un po' dove si andrà a parare. Bene, grazie a Marco Grilli, grazie a Massimo Bonella, grazie a Rosario Moreno e grazie soprattutto a voi ascoltatori per essere rimasti con noi fino alle 23.21. Vi diamo appuntamento. Ah sì, Antonella, sì, tra altre cose avete nominato Giulietto Chiesa, era poco fa in onda su Video Telecarnia con un'intervista che è stata realizzata da Giorgio Bongiovanni, è stata registrata in provincia di Udine ed è appena andata praticamente su Video Telecarnia, una televisione che copre tutto il nord-est d'Italia, praticamente da Tarvisio fino in Istria e a Venezia. Ecco, questo è un po' il raggio di copertura. Perfetto. Ecco, molto interessante il discorso che ci ha appena ricordato Marco Grilli, che lo saluto. Anzi. Ciao. Benissimo. Massimo. Allora, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori, ci risentiamo mercoledì prossimo alle 18.30 sempre su Radio Saiuz per la trasmissione Spazio Aperto, di seguito alle 22 per Osservatorio Antimafia in collaborazione con la testata giornalistica online Antimafia 2000. Grazie a tutti e buonanotte. 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 Buonanotte.